Ciao a tutti, mi sentite? Oggi facciamo una simulazione al computer e una simulazione usando un programma che si chiama Universe Sandbox. Ne useremo altri anche per fare diversi tipi di simulazione e questo programma ci consente di simulare l'universo e di alterarlo, di fare quello che vogliamo e vedere, lui calcola dietro in base all'equazione della fisica quello che succederebbe. Quindi oggi partiamo per un viaggio. Partiamo dal sistema solare. Ecco l'orbita terrestre, piuttosto quasi circolare. L'eccentricità è quasi uguale a 1, si dice. E questo è Marte. Se ci allontaniamo, se facciamo zoom, c'è Giove, Saturno, Urano, Nettuno. Ok. E questo è il Sole. Possiamo anche finirci dentro. In questo momento il computer sta calcolando le orbite in base alle condizioni iniziali e qui riporta l'anno 2014, l'anno in cui ha cominciato la simulazione. Se io clicco su un oggetto, ottengo delle informazioni, informazioni utili iniziali. Il Sole ha una luminosità che viene riportata in termini di quante volte è luminoso rispetto al Sole stesso, quindi chiaramente 1. Vuol dire che è luminoso quanto il Sole che vedete fuori dalla finestra oggi. Più in là nella sua vita diventerà gigante rossa e quindi molto più luminoso, e poi una volta divenuto una nana bianca, con il passare del tempo la sua luminosità scenderà di nuovo. La temperatura alla superficie è di 5752 gradi Kelvin, che con 273 gradi di differenza significa che sono circa quasi 6000 gradi Celsius. Ed il suo raggio è di circa 696.000 km, e qui lo indica come una volta il raggio del Sole attuale. Perfetto. E l'età è di 4,66 miliardi di anni. Possiamo anche cliccare sulla Terra e abbiamo dei dati interessanti. La Terra si trova a una distanza che è di una unità astronomica, è la distanza Terra-Sole di 150 milioni di chilometri, e poi la cambieremo nel tempo e si muove a 29 km al secondo, ovvero in chilometri orari, ecco qui, sono 107.000 km orari rispetto al Sole. Facciamo zoom sulla Terra per vedere insomma qual è la situazione. Allora, la Terra gira vorticosamente su se stessa, come vedete qui, ogni secondo di questa simulazione sono 24 ore, quindi potremmo farla girare un po' più piano, diciamo. E per farla girare un po' più piano basta che diciamo periodo di rotazione invece di 24 ore potremmo dire 240 ore, ecco che ruoterebbe un po' più piano. Ecco qui, però quello che vogliamo fare noi addirittura è, sì, la lasciamo ruotare tranquillamente e quello che facciamo noi è visualizzarla in questo modo. Quando arriviamo molto vicino blocchiamo la rotazione, altrimenti impazziamo. Ok, ecco qui, l'Europa, il Sole passa là dietro, vedete? Ogni tanto passa là dietro. Possiamo anche togliere le nuvole, perché mi interessa togliere le nuvole perché voglio vedere sotto cosa succede alla superficie quando il Sole diventa una nana bianca. Ecco, abbiamo, tolgo anche l'atmosfera, così i colori sono più vividi. Perfetto. Allora, abbiamo ghiaccio al Polo Nord, sulle vette, anche sulle Alpi, come vedete, al Polo Sud, sulle Ande, montagne rocciose, eccetera, eccetera. Benissimo. Allora, vediamo prima di tutto, insomma, se io adesso mando avanti un po' il tempo, per esempio, se ogni secondo di questa nostra live sono 9 mesi nella simulazione, vediamo un po', se riusciamo a vedere qualche cambiamento stagionale, per esempio. Quindi, già vedete? Vedete questi cambiamenti? Allora, qui passano, per esempio, ogni 2 secondi è un anno, quindi ogni secondo cambia stagione, inverno, estate, inverno, estate. Quando il ghiaccio arriva sull'Europa è inverno e quando si ritira è estate, anche sulle Alpi c'è pochissima neve, vedete? E poi a seconda, dell'anno c'è più o meno neve sulle montagne. Anche nel Polo Sud, vedete, simula abbastanza bene.
le stagioni con il ritiro dei ghiacci e la formazione di nuovo dei ghiacci, così come sulle Ande o anche in Australia. Vedete che l'Australia quasi non è toccata dai ghiacci, un po' la Nuova Zelanda, diciamo. Perfetto. E anche qui in Asia, chiaramente. Questo lo trovo bellissimo, cioè veramente bellissimo. Con questa simulazione possiamo veramente arrivare nei dettagli del clima, e questo è il punto a cui volevo arrivare con questo primo accenno alle stagioni. Perché vogliamo vedere cosa succede un po' alla superficie terrestre, ai mari, alle montagne, quando il sole diventerà una nana bianca. Il fatto che qui vicino delle stagioni che si alternano, perché per esempio adesso io lo fermo, magari se riesco lo fermo qui in un inverno europeo. Chiaramente al sud invece è estate e i ghiacci si sono un po' ritirati. Anche qui non ci sono molti ghiacci sulle Ande. E questo è dovuto al fatto che la Terra è inclinata rispetto al piano su cui ruota, e quindi diciamo d'inverno da noi. E la luce arriva più diretta nel sud, nell'emisfero sud, e d'estate da noi invece la luce del sole arriva più diretta, cioè perpendicolare alla superficie da noi, e quindi diventa estate e i ghiacci si ritirano. Perfetto. Ora andiamo un po' indietro, zoomiamo indietro e riguardiamo il sistema solare. Ora, una cosa che possiamo calcolare con questa simulazione è la famosa zona abitabile. È una rappresentazione che si basa sui dati storici dell'ultimo secolo? È una rappresentazione che si basa sui dati storici di posizione attuale dei pianeti e poi da lì calcola, ogni secondo calcola cosa succederà in base all'equazione della fisica. E quindi noi andremo a cambiare cose che non sono ancora successe o che non succederanno mai. Tipo, potremmo far passare un buco nero in mezzo al sistema solare e il computer calcola, d'accordo? Allora, se io adesso visualizzo la famosa zona abitabile, cos'è? La zona intorno a una stella, ecco, la vedete qua, la zona verde è la zona in cui un pianeta ha la possibilità di sviluppare la vita, perché non è né troppo vicino, la zona rossa è troppo vicina e l'acqua evaporerebbe tutta. Ma non è neanche troppo lontana come la zona blu dove fa troppo freddo e quindi l'acqua congela, ma congela completamente anche sotto, anche nei fondali. E quindi non è possibile sviluppare la vita, o la temperatura in superficie è veramente troppo bassa per sviluppare la vita. Noi, chiaramente la Terra sta nella zona abitabile del Sole, altrimenti non saremmo qui a raccontarlo. Giustamente. E vediamo come evolverà questa e come la Terra uscirà da questa zona abitabile. Ora, vi chiederete, ma perché vogliamo far diventare il Sole una nana bianca? Perché il Sole, passo un attimo alla chat così ci raccontiamo un attimo. Il Sole, fra un paio di milioni di anni, di miliardi di anni, uscirà dalla sequenza principale, cioè finirà l'idrogeno e comincerà a bruciare elio, e questo lo porterà fuori dalla sequenza principale e comincerà a diventare sempre più grande. E diventare sempre più grande fino a inglobare Mercurio, inglobare Venere e probabilmente inglobare anche la Terra. Oggi ci sono diversi calcoli che dicono se la Terra verrà inglobata o meno, e ne parlo in un video che ho fatto parlando appunto del futuro del Sole e facendo vedere insomma che cosa succederà alla Terra quando il Sole diventerà grande e arriverà fino qui, fino alla Terra quasi, forse inglobandola. Oggi simuliamo la situazione in cui il Sole non distrugge la Terra e poi il Sole continua la sua evoluzione diventando una nana bianca. D'accordo? Adesso vediamo nella simulazione che cosa vuol dire una nana bianca. D'accordo? Qualche domanda fin qua? Prima di tutto, nel simulatore, per far diventare il Sole una nana bianca, basta che aumento la sua età, e il simulatore sa che arrivati a una certa età il Sole si trasformerà in una nana bianca, cioè si espanderà così tanto che perderà metà della sua massa e la metà che rimane si comprimerà in una massa di idrogeno, elio, carbonio, ossigeno, forse un po' di azoto, e così compressa che si dice quantisticamente degenere e altamente densa. Quindi facciamo andare avanti l'età del Sole. E quindi,
Questo succederà più o meno quando avrà raggiunto almeno 12 miliardi di anni. Il Sole è diventato una nana bianca che ha questo colore bluastro. Contrariamente alla nostra intuizione, più una stella diventa calda, più la sua superficie diventa calda e più prende un colore bluastro. In questo caso la stella ha una superficie di 59.000 gradi e una luminosità di 5 volte quella del Sole originale, cioè del Sole di oggi, dovuto al fatto che è un oggetto molto compresso. Allora, la Terra si trova qui, però la sua orbita, come vedete, è molto grande, è molto più ampia ora, perché siccome il Sole ha una massa che è la metà di prima, l'orbita dei pianeti si è ingigantita, come vedete, a parte di non essere più concentriche, alcuni pianeti si trovano a distanze estremamente grandi dal Sole. Considerate che l'orbita della Terra arriva a circa, nel suo massimo, a 10 volte l'orbita Terra-Sole attuale, quindi immaginatevi voi dove arriverà, dopo possiamo controllare, Nettuno. Ok, allora vediamo un po', facciamo andare avanti un po' il tempo e vediamo che cosa succede alla Terra. Facciamo andare avanti l'orologio in modo che ogni secondo della nostra simulazione diventi di 9 mesi. Cioè ogni secondo che passerà nella live saranno 9 mesi. Come vedete la temperatura oscilla perché sarà massima quando il Sole è vicino alla Terra, la Terra è vicino al Sole, e minima quando la Terra è più lontana. Facciamo andare avanti e vediamo cosa succede. Ora, vedete questo inverno, guardate cosa succede. La temperatura scende brutalmente e poi cambia a seconda della distanza della Terra dal Sole. E piano piano la temperatura scenderà sempre di più perché la Terra si trova a una distanza molto grande ora dal Sole. Ora vediamo questo grafico di farlo funzionare meglio. Ecco qua. Questo è un grafico che adesso ha più senso. La temperatura della Terra sta scendendo brutalmente, siamo circa a meno 100 gradi e come vedete i mari si stanno congelando. Ecco l'Europa, è un po' capottata però non la vediamo. E vediamo dove si trova la Terra. Come vedete la temperatura sta raggiungendo un minimo perché probabilmente avrà raggiunto, esatto, ha raggiunto il punto più lontano ed ecco che in vicinanza del Sole la temperatura è aumentata, vedete, aumentata a meno 50 gradi, adesso diminuisce di nuovo quando si allontana sempre di più. E la Terra la possiamo vedere anche qua in alto, nel frattempo, in alto a destra. Intanto guardo se c'è qualche domanda. Nel frattempo gli oceani saranno scomparsi, però tra vento solare ed espansione in gigante rossa. Sì, certo, è ottima domanda. Allora, quando il Sole diventerà un gigante rossa, se noi non facciamo niente per spostare l'orbita della Terra, gli oceani evaporeranno, l'atmosfera anche verrà cancellata, l'acqua evaporata verrà portata via dal vento solare. E quindi poi, in seguito, anche se il Sole diventa una nana bianca, l'acqua non tornerà sulla Terra. Però potremmo qui pensare all'ipotesi che è stata pubblicata in alcuni articoli, ve ne parlo anche nel video in cui parlo del Sole, alcuni articoli hanno pubblicato un'ipotesi un po' strampalata di portare la Terra a zone sempre più lontane dal Sole per mantenerla, man mano che il Sole diventa più grande e caldo, per mantenerla nella zona abitabile. Quindi un giorno, quando il Sole diventi nana bianca, ritornare indietro, insomma. Certo, stiamo simulando qualcosa che non è successo ancora, che probabilmente non succederà, però è una curiosità sapere cosa succederà alla Terra, succederebbe alla Terra se il Sole diventasse una nana bianca. E se noi praticassimo questa idea strampalata di spostare l'orbita della Terra ogni 60.000 anni circa per tenerla nella zona abitabile. Ok, come vedete la Terra ora a volte passa molto vicino anche da altre orbite. Questa è l'orbita di Saturno e quando la Terra
si trova qui vicino all'orbita di Saturno e Saturno si trova proprio in questa zona, probabilmente l'orbita della Terra verrà alterata leggermente, verrà tirata un pochino verso Saturno, quindi magari si allargherà l'orbita della Terra o si sposterà rispetto a quella attuale. D'accordo. Allora, nel frattempo, come vedete, la temperatura ha raggiunto una oscillazione pressoché costante tra dovuta al fatto che la Terra si sposta rispetto, si allontana e si avvicina dal Sole nell'orbita, che oscilla tra meno 50 e meno 120 gradi. Questo è quello che si chiama una snowball. il pianeta diventa tutto ghiacciato. Rimandiamo la simulazione indietro, cioè rifacciamo tornare il Sole da un Sole attuale a nana bianca e spostiamo la Terra più vicino al Sole per vedere cosa succederebbe se la Terra invece si trovasse a distanze più vicine dal Sole e poi cosa succede in seguito quando la nana bianca si raffredda sempre di più e cosa succede poi a lungo termine, d'accordo? Per la distanza attuale, prima la Terra si è allontanata per il fatto che il Sole aveva perso metà della sua massa e ora la rimetteremo invece, la terremo qui a una distanza astronomica. Quindi prima di tutto mandiamo il Sole, facciamo diventare il Sole una nana bianca facendo andare avanti la sua età, eccola qua, e poi prendiamo la Terra e diciamo invece di 8 unità astronomiche il seminiasse maggiore sarà una unità astronomica, cioè la teniamo lì dov'è, altrimenti partirebbe sparata. D'accordo, allora andiamo subito a vedere la Terra, che succede. Come abbiamo detto, la rotazione è troppo vorticosa, quindi vogliamo vederla senza rotazione giorno-notte. Ecco qua, un po' più indietro. Perfetto. Togliamo l'atmosfera e le nuvole per vedere meglio. Ok, allora, cosa succede alla temperatura? La temperatura sta aumentando leggermente, come vedete, 25-26 gradi. Facciamo andare avanti anche qui, ogni secondo della nostra live sono 9 mesi nella simulazione. Come vedete già succede qualcosa ai ghiacci là sopra. Allora, ogni secondo sono circa 6 mesi, quindi 2 secondi, un anno di simulazione. I ghiacci si stanno ritirando, la temperatura della Terra è arrivata a 150 gradi, perché siamo vicinissimi a una stella con una superficie di 60.000 gradi e una luminosità che è 5 volte la luminosità del Sole. Come dicevo in quel video, di cui Roberta ha messo il link, quando il Sole raggiungerà una luminosità già di 1,2 volte, cioè il 20% più grande di quella di adesso, cominceranno ad esserci problemi per la vita. Come vedete, addirittura qui dove tutto era verde nella Amazzonia, e anche in altre zone europee, sta cominciando a diventare marroncino per l'assenza delle piante che stanno morendo, perché a 155 gradi, diciamo, c'è poca possibilità di vita. Quindi, quello che sta succedendo, prima di tutto, i ghiacci si sono sciolti. Qui comincia la rotazione stamba, e come vedete qui, per esempio, vicino al Sud America, i mari stanno evaporando e si stanno formando, la terra, la superficie emersa sta aumentando perché i mari evaporano. Vediamo cosa succede, se succede anche in Europa, qui tra l'Italia e la Croazia, Sardegna e Corsica si sono uniti, la Spagna con l'Africa, la Sicilia quasi si sta unendo con l'Africa, alcuni mari si sono, se non sbaglio, il Mar Caspio si è evaporato completamente e anche qui si stanno chiudendo i vari canali vicino all'Arabia Saudita. Vediamo in Australia, questo è quello che succede in Indonesia, si forma una grandissima, il Giappone inglobato, si forma una grandissima zona di terra emersa insieme all'Australia. Nel Pacifico cominciano a emergere sempre più isolotti. E questo, insomma, è il futuro che aspetterebbe la Terra. Vedete qui l'Italia e la Croazia si sono uniti.
che spetterebbe la Terra, piano piano il Mediterraneo sta evaporando completamente. Malta ormai non è più un'isola. E questo è il futuro perché? Perché il Sole si è compresso, sì, ha meno massa, però si è compresso così tanto che la sua temperatura e la sua luminosità è 5 volte superiore, e una temperatura di 150 gradi non è possibile, con una temperatura di 150 gradi non è possibile sviluppare la vita. E l'avevamo visto chiaramente anche guardando il fatto che non esiste una zona abitabile. Come vedete, il Brexit sarebbe stato inutile perché chiaramente ora l'Inghilterra fa di nuovo parte dell'Europa continentale, quindi è ritornata. Eccoci qua, volevo farvi vedere cosa succederebbe, farvi vedere un po' visivamente cosa succede quando il Sole diventa una gigante rossa. Allora, prima di tutto visualizziamo le orbite. Questa è la zona abitabile e andiamo al Sole e facciamolo diventare una gigante rossa. Come facciamo? Dobbiamo cambiare un po' i suoi parametri. Allora, lasciamo l'età dov'è. Cambiamo, per esempio, possiamo cambiare il raggio. Se facciamo diventare il raggio più grande, per esempio, in unità astronomiche. Unità astronomica, come vi ricordo, è... Come quel 400, sarà uno zero questo, no? Esatto. Unità astronomica è la distanza tra la Terra e il Sole in questo momento. E quindi adesso io lo faccio diventare circa 0,9 unità astronomiche, che è la dimensione a cui il Sole arriverà quando diventerà gigante rossa. Sicuramente raggiungerà 0,9, probabilmente 0,98. Teniamolo 0,9 in questa simulazione. Andiamo a vederla in dettaglio. A una distanza così piccola dalla stella, la Terra entra in tidal lock, come si chiama in inglese, com'è che l'hai chiamato? Blocco mareale, esatto. Cioè, come la Luna mostra sempre la stessa faccia alla Terra, ruota su se stessa, però si mostra sempre la stessa faccia, così noi, in questa situazione, la Terra mostrerebbe sempre la stessa faccia al Sole. Da quando inizierà l'espansione, quanto tempo ci metterà ad arrivare a questo stato? Allora, ci metterà circa... inizierà circa l'espansione fra 2 miliardi di anni e arriverà a questo punto a circa 10,5 miliardi di anni, quindi circa 3 miliardi di anni per arrivare fino a questo punto dell'espansione. A questo punto, cosa succede? Che le zone più esterne della Terra, del Sole... saranno molto distanti dal resto del Sole, quindi queste zone del Sole cominceranno a perdersi. Ora, in questa simulazione non si può fare perché, come vi dicevo, sarebbe un calcolo immane, che ci vorrebbero non un computer come il mio, ma almeno 1000 computer molto più potenti. Queste parti esterne verrebbero perse, si perderebbero questo materiale nello spazio, e il Sole diventerebbe sempre più piccolo, fino, vi ricordate, la nana bianca aveva solo il 54% della massa del Sole. Questo è il numero che è stato calcolato recentemente. Quindi, cosa succede al Sole? Che perde massa, e quindi la Terra piano piano dovrebbe allontanarsi un po'. Però, nello stesso tempo, non solo c'è un blocco mareale, ma la Terra genera delle maree sul Sole, perché il Sole alla fine è un gas, è un plasma. La Terra così vicina genererebbe come una specie di rigonfiamento sul Sole qua vicino. Spero che vediate il mio mouse, perché io parlo pensando, faccio vedere il mouse, spero che vediate il mio mouse. Insomma, vicino al Sole si creerebbe come una specie di rigonfiamento qui, dovuto alla presenza della Terra. Poi la Terra passa questo rigonfiamento, però il rigonfiamento resta ancora lì perché ci impiega un po' a tornare indietro. Quindi questo rigonfiamento a sua volta attira la Terra frenandola. Quindi alla fine si è calcolato che l'effetto di perdita di massa del Sole, che allontanerebbe la Terra e salvandola, è compensato quasi esattamente da questo effetto di maree sul Sole che crea questi rigonfiamenti sul Sole che terrebbe la Terra dov'è. Quindi alla fine la Terra verrebbe inglobata. Chiaramente non abbiamo la certezza matematica, però diciamo questo è quello a cui puntano i calcoli.
Ora zoomiamo sulla Terra. La Terra incandescente. Ho fermato la simulazione mentre parlavamo e comunque è già a 1139 gradi. Se io clicco C, appunto, su questa simulazione, posso posizionarmi sul pianeta e quindi guardare dal pianeta nello spazio, quindi vedrei un bellissimo cielo stellato, come dicevo prima, e se mi giro verso sinistra vedo il Sole, che è gigante, appunto gigante rossa, che occupa tutto lo spazio visibile. Guardate, mi giro verso il Sole, non si vede che il Sole. E come dicevo, questo potrebbe essere un bellissimo spettacolo, ma probabilmente anche l'ultimo che vediamo, supponendo che io potessi vivere a 1139 gradi. Del tipo, che bel tramonto che c'è stasera, esatto. Essendo qua in live, approfittiamone e approfittatene, ditemelo e io lo simulo in tempo reale con voi. Un buco nero intermedio vicino a Saturno. Guarda, facciamo velocemente questa simulazione per vedere queste due simulazioni per vedere cosa succede. Giusto per farvi vedere che la chat è interattiva e la simulazione è interattiva. Questo che voglio, che sia interattivo, che lo facciamo insieme, insomma. Una parte la posso fare io, però dopo. Allora, prima di tutto metto la simulazione e la faccio ripartire dal sistema solare e ci mettiamo un bel buco nero intermedio. Mettiamo intermedio tra, dove mi hai detto, vicino Saturno. D'accordo, mettiamo un buco nero lì. Allora, è facilissimo, guardate. Qui c'è più, mettiamo buco nero di una massa solare, d'accordo? E lo metto un buco nero qui. Play. Intanto vado a vedere se ci sono domande, d'accordo? Ecco, questo è il buco nero, adesso girerà intorno al Sole. Vedete, guardate Saturno, viene attirato dal buco nero. Ha fatto una specie di fionda sul buco nero, vedete che adesso è partito velocissimo verso Saturno. Guarda, wow, bellissimo questa cosa. Giove pure sente dell'attrazione, vedete che la sua traiettoria sta curvando. Ui, la sono perso. La traiettoria di Giove è girata intorno al buco nero, quindi sembra che Terra, Marte, Sole e Venere continuano a girare intorno al buco nero, anche se vediamo che adesso ci passano molto vicini. Saturno sta tornando e Giove e Saturno orbitano intorno al buco nero, vedete? Non più intorno al Sole. E Saturno fa un'orbita a 8, guardate, intorno al Sole. Tium! E poi adesso tornerà intorno al buco nero. Ma è bellissima questa cosa. Fantastico. Anzi, Saturno torna indietro sul Sole perché il buco nero è andato troppo lontano, quindi adesso orbiterà intorno al Sole finché non passerà di nuovo vicino al buco nero. Tutte queste orbite sono relative al Sole, d'accordo? Tutte queste linee. Il buco nero, vedete, il buco nero fa questo movimento che fa come dei cerchiolini perché è il movimento che si vede in cielo delle stelle quando un oggetto ruota intorno ad un altro, è il movimento che vedremmo noi del Sole o delle altre stelle, per esempio. Quindi adesso il buco nero si è rubato Giove e invece credo che abbiamo perso per sempre. Ah no, abbiamo ancora Nettuno ed Urano che stanno girando, ruotando intorno al centro di massa del Sole e del buco nero. Questo perché il buco nero che ho messo era grande come una massa solare. Guarda, adesso Sole e buco nero si avvicinano e qui succederà di nuovo un altro patatrac cosmico. Vedete, Terra, Sole, Marte girano intorno a Terra, Marte, Venere e Mercurio girano intorno al Sole, ma non è un'orbita ellittica, è un'orbita veramente strana, alterata dalla presenza del buco nero.
E vediamo se sono tutti in un... Prima all'inizio sono tutti in un piano le orbite, ma in questo momento... Esatto, per conservazione del momento angolare. Bello, mi piace questo simulatore. Bellissimo. Va bene. Vedete, Giove di nuovo fa un'orbita a 8. O infinito. Mandiamo questa simulazione avanti, veloce, per vedere se succede qualche patatrac cosmico. Poi guardo la chat. Saturno è partito. Io credo che Saturno l'abbiamo perso. Saturno è partito, vedete? Probabilmente non tornerà più, perché ha preso una velocità più grande della velocità di fuga del Sistema Solare e l'abbiamo perso per sempre. E Giove pure. Wow, bellissimo! Che emozione! Saturno e Giove persi per sempre. Venere no, Venere credo che... Venere pure, non mi sono accorto. Vediamo. Faccio zoom sul Sole, faccio un attimo pausa così posso fare zoom sul Sole. C'è Venere, guarda. Venere, Marte, Terra, Mercurio. Sono ancora lì, però sono molto vicini al Sole. Bellissimo, bellissimo. Quindi vedete, l'emozione di dire io voglio vedere questa simulazione, lo facciamo in tempo reale. Credo che è bellissimo. Stanotte ci sogneremo di essere finiti in un buco nero vicino a Saturno. Sì, esatto. Saturno e Giove nella nostra simulazione diventano pianeti senza stella, che erranti si chiamano. D'accordo, allora torno nella chat. Grazie mille per questa serata, ero emozionatissimo per fare questa simulazione, infatti ho fatto un casino all'inizio con la chat, il suono eccetera, però poi ci siamo riusciti. Mi è piaciuto molto interagire con voi, le vostre domande, e mi piace che abbiate colto la proposta di proporre cosa fare nelle simulazioni, quindi dalla prossima più interattiva. D'accordo, questa volta abbiamo fatto solo una cosa, però dalla prossima più interattiva. Perciò grazie mille a tutti e abbiate un'ottima serata. Ciao!